volte ragazzi del Dalmasso, abbiamo con noi i ragazzi del Calipè al Monviso, questa associazione che vuole... facciamo spiegare da loro cosa vogliono buongiorno fare. Gabriele, buongiorno Gabriele, Claudio, ciao. Buongiorno, ben arrivati. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Allora, abbiamo anche la CLAC oggi, tanti ospiti. Allora, Calipè al Monviso, vi abbiamo fatti venire qua perché volevamo raccontare la storia di una valle. Una valle che io ho conosciuto tanto tempo fa, 35 anni fa, qualcosa del genere, me ne sono innamorato, ma non ho avuto più occasione di tornarci. Stiamo parlando della... Valle Po. Ah, la Valle, la Valle Po. Po, la famosa Valle di Crissolo, dove c'è appunto il Pian del Re, dove nasce il Po, per quello Valle Po. Bravissimo. Proprio sotto il Monviso, il gigante di pietra. Assolutamente sì. 35 anni devi tornare, cioè non possono passare altri momenti storici. È cambiata la valle nel frattempo? È cambiata, sì. È un po' cambiata, non è più come la ricordi tu, nel senso che da un certo punto di vista è migliorata per il paesaggio, per quello che è l'impatto ambientale, e dall'altra è rimasta... come dire, leggermente diversa dal punto di vista architettonico rispetto a quello che probabilmente ricordi tu. Ma che cos'è? Ad esempio, che è cioè, sono curioso, perché è cambiato dal punto di vista architettonico? Anch'io è parecchio che non ci vengo. È cambiato più. Dal punto di vista architettonico perché sono stati fatti diversi interventi di ristrutturazione, quindi c'è una parte del paese di Crissolo che oggi vede delle baite ristrutturate che 30 anni fa non erano così. C'è tutta la frazione di Borgo, che è forse una delle frazioni più conosciute del paese di Crissolo, che anche lì è ricca di baite completamente ristrutturate in pieno stile montano, e quindi l'impatto visivo è sicuramente bellissimo. Ma perché è nata questa associazione nella Valle Po? Cioè, qual è l'obiettivo che vi siete dati? Voi cinque amici, cinque soci? Amici. Siamo stati cinque ideatori di questa esperienza, perché riteniamo che sia una valle un pochino poco conosciuta, nonostante abbia un retaggio storico importantissimo. Ci sono delle leggende, ci sono delle storie, ci sono dei manufatti umani che ricordano una storia antica. Pensate che nella Valle Po, nella zona del Colle delle Traversette, sì? C'è il più antico tunnel costruito dall'uomo nel 1472. Beh, fatto a mano con le picche, fatto a no? Mano, con le pale. Con le picche, con le pale, per permettere il commercio tra l'Italia e la Francia, e soprattutto tra le vallate alpine e la Costa Azzurra del Sale. Perché in quella zona lì l'unico passo era quasi a 3000 metri ed era praticamente all'epoca quasi sempre coperto di neve. Ma sarebbe il famoso buco del Viso? Sarebbe esattamente il buco del Viso. Ecco, una cosa di questo genere che la conosciamo in pochi, purtroppo, perché la valle per tanti anni... tutti conoscono la Val di Susa, tutti conoscono la Valle di Sestrier, tutti conoscono la Valle d'Aosta. Quando parliamo della Valle Po, molti dicono la Valle Po. Poi se parti Pian del Re, il Po, e allora Lì ricollegano un po' la situazione. Quindi nasce questa associazione che si chiama Calipè al Monviso. Perché Calipè? Io non conosco questo termine. Ah, guarda, Calipè è un termine che deriva dalle popolazioni dell'Himalaya ed è un augurio di un cammino fatto in modo lento e con la possibilità e la voglia di guardarsi intorno e di vivere il momento. Per noi questo è importantissimo, non ci siamo inventati nulla. Massimiliano Ossini, che è un noto presentatore della Rai, della certo. Rai esatto, ha portato in voga con una trasmissione piuttosto che con dei libri questo termine. Per noi è importante perché in montagna ci vai o per fare sport, quindi sei attaccato magari al cronometro, devi fare il tempo, devi raggiungere un obiettivo. O al contrario per godere della natura, di quella magnificenza che è il creato, e quindi godertela pieno. Allora facciamo una cosa, siccome sono tanti gli appuntamenti che proporrete tra poco per chi ha voglia di godersi la Valle Po, per far scoprire la Valle Po a chi non la conosce e per farla riscoprire a chi l'ha conosciuta e magari come noi da un po' che non ci... Rimanete con noi, adesso un po' di musica. Poi torniamo con Calipè. E arrivano le foto proprio dalla Valle Po. C'è chi abita, vabbè, paesana. C'è chi abita proprio a Borgo. Ci mandano le foto di una di queste case totalmente coperte di neve. Cioè è un momento dal punto di vista scenografico meraviglioso per la zona. Guarda, non ci crederete, ma sabato sera eravamo su Nevicava e c'era già 80 centimetri di neve depositata per la nevicata della settimana. Sembrava di essere nelle vacanze di Natale. Gli alberi colmi di neve, e di conseguenza era impressionante pensare che fosse il 9 di marzo.
Domenica ha smesso di nevicare verso mezzogiorno, mezz'ora dopo gli alberi si erano già scrollati, usciva il sole, la neve si scioglieva e sembrava che la primavera fosse alle porte. Tutto questo in 12 ore. Allora, lui è il presidente dell'associazione Calipea al Monviso, la voce che avete sentito, Gabriele, poi abbiamo Claudio, vicepresidenti, scusate, presidente, e so che ci sono parecchi eventi prossimamente organizzati per far scoprire la Valle Po. Assolutamente sì, il nostro compito è quello di organizzare eventi sociali, culturali e escursionistici, anche sportivi ovviamente. I prossimi due appuntamenti quasi imminenti sono quelli del 24 marzo e del 30 marzo. Il 24, che è una domenica, abbiamo in progetto di fare una gita sulla neve partendo da Crissolo per salire su fino all'arrivo della Seggiovia, e il 30 invece un'escursione serale con partenza da Pian della Regina e arrivo al Pian del Re, alle sorgenti del Po. Ovviamente daremo conferma di tutto in base alla situazione della neve, perché è pericolosa in questi ci sono momenti. Allarmi valanghe un pochino ovunque, quindi bisogna monitorare la situazione. Se uno volesse aderire a questa camminata, come deve fare? Ma banalmente va sul nostro sito, che è www.cam3841.it. Facile non poteva essere. Vabbè, ma 3841 no. È la quota del Monviso. In realtà Cam con la K, per cui se vuoi l'abbiamo Cam con la K. Allora, Cam con la K, poi 3841 3841, che è la quota del Monviso, punto it. A quota aggiornata? Perché so che ci sono un sacco di discussioni sulla quota del Monviso. È aggiornata, questa è quella ufficiale. Ah, okay. In realtà il Monviso si sta un po' sgretolando, ma non dalla punta, dal fianco. Quindi al momento posto, quindi va. Claudio, ultima cosa, se io oggi prendessi, adesso c'ho il mio pandino qua sotto, dovessi venire su in Valle Po, la prima cosa che dovrei andare a vedere? Allora, ce ne sono tantissime naturalmente. Ma una però me ne devi consigliare. Dipende se vieni d'estate o se vieni d'inverno. Adesso sto partendo. Adesso la scamminata sotto la neve, arrivare a Pian del Re. E allora mi porterò le ciaspole. Portatevi le ciaspole e occhio sempre al bollettino delle valanghe. Bene, questo è insomma, sono state le voci di Calipè, un'associazione che veramente ha deciso di spendere il proprio tempo, le proprie energie per promuovere una bellissima valle del nostro Piemonte. E a proposito di questo, c'entra poco con loro, ma c'entra con tutto il mondo del terzo settore, che è un mondo molto ricco e che dobbiamo ricordare di salvaguardare, perché le associazioni sul territorio, quelle vere, quelle reali, sono quelle che permettono a tante persone di fare cose che non potrebbero fare, proprio perché ci sono dei volontari che fanno riscoprire luoghi, ti avvicinano a delle attività, ti danno la possibilità di avvicinarti a sport piuttosto che a cultura, come non potresti fare altrimenti. Grazie per quello che fate, a Scrocco verrò a trovarvi, vi fate visitare tutta la valle come 35 anni fa. Vi aspettiamo con molto piacere. Grazie, grazie, a voi, grazie Claudio, grazie. GRT.